Io volevo leggere una cosa che noi abbiamo pubblicato su Gol di Tacco, tra l'altro grazie alla nostra Eleonora Desconi che è qui davanti, notizia di gossip che mi ha molto stupito, insomma sorpreso. C'è un calciatore che si chiama Yaya Touré che ha affermato: le donne continuano a cercarmi e io devo fuggire. E noi abbiamo comunque un po' preso in giro, no? Essere un playboy, un uomo avvenente, ricercato e desiderato dall'universo femminile, non sempre una cosa positiva. Ne sa qualcosa il calciatore Yaya Touré, costretto a trasportare la sua arte del dribbling fuori dal campo, nella vita privata. Il centrocampista del City, musulmano devoto e felicemente sposato con la moglie Gineba, è infatti stufo di tutte le donne che gli girano intorno e che non lo lasciano vivere in tranquillità. Scherziamo qui, i nostri ospiti potrebbero pensare, beato lui. Esatto. Allora, la domanda che volevo fare appunto a Fiammetta, avrà preso lezioni, adesso ti do subito il microfono, volevo chiederti quanti uomini vorrebbero stare al suo posto e quanto pensi sia pompata questa notizia, quanto sia vera, insomma cosa pensi così di pancia? Guarda, quando si parla di gossip credo che ci sia 30% di verità e 70% insomma non rispecchia assolutamente la realtà delle cose, sono sempre gossip troppo gonfiati di solito, però penso che qualsiasi uomo sarebbe disposto a fare a cambio, credo di sì, qualsiasi uomo non innamorato della propria moglie, perché poi c'è pure da dire questo, c'è anche una minoranza, pochi, che sono realmente innamorati della propria moglie e quindi decidono come Yaya Touré di scappare dalle altre donne, bravissimi. Grazie, ovviamente. Vabbè, vogliamo fare un po' di ironia, non sempre si può parlare solamente di calcio stretto, no? Stiamo avvicinando alla chiusura, quindi. Io volevo approfittare di un altro argomento che tu hai sollevato prima per fare intervenire un po' il pubblico, perché questa sera siete un po' timidi, allora vi volevo un po'. È vero che a me. Facciamo intervenire l'opinionista della scorsa volta, che tu conosci molto bene. Sì. Che è anche accompagnato questa sera. Sì. Allora, vi possiamo fare questa domanda. Allora, abbiamo parlato prima di Cristiano Ronaldo e Pallone d'Oro, no? Tra l'altro io personalmente sono d'accordo con Fiammetta, per me è l'antiuomo, quindi proprio anche calcisticamente non mi fa impazzire. Però lui ha un primato, nel senso che per 3 volte ha centrato questo obiettivo, credo che solo. Sì, no, credo che solamente Platini, Cruyff e Van Basten credo siano arrivati, se non erro, se no, ok. 2008-2013-2014, quindi ci sono diciamo 3 palloni d'oro. Allora, volevo chiedere al nostro opinionista Augusto Eramo, che so che è molto bravo nelle materie non solo calcistiche, però devo dire che sei ferratissimo. Cosa pensi, a chi andava quest'anno secondo te il pallone d'oro? Vieni qui. Dai, su, un applauso. Ti tocca anche questa sera. Ah, infatti volevo dire a Giorgio Ceccarelli che non solo Fiammetta ha preso la passione del calcio dal padre, ma anche io e Giusi, quindi siamo circondati anche da padri buoni. Un messaggio per dietro due magliette, due magliette, sì. Augusto. Sono Messi o Cristiano Ronaldo, oppure un outsider? Io penso che la giuria abbia deciso correttamente, quest'anno forse spettava Cristiano Ronaldo. Per me il giocatore più forte in assoluto e credo in questo periodo sia Messi. Cristiano Ronaldo mi sembra più un robot, più forte fisicamente, poi crede forse di più nelle sue potenzialità. Direi che in grosso modo stanno allo stesso livello, però io propendo per Messi. Però ritengo che la giuria abbia deciso correttamente, quindi primo Cristiano Ronaldo, anche per i risultati che ha ottenuto quest'anno. Il Barcellona mi è sembrato un po' in fase calante, non altrettanto possiamo dire il Real Madrid, che grazie ad Ancelotti ha messo su una squadra veramente eccezionale, quindi. E poi il portiere come terzo credo che sia pure giusto, Neymar, dopo pure l'esperienza dei mondiali credo che sia, quindi la classifica è giusta, ecco.